Tre generazioni a confronto, un dialogo intenso e piacevole durante la pandemia tra un anziano signore, un professore e un adolescente. Questo è il tema dell'ultimo libro dal titolo Una vita, due vite, tutte le vite di Anna La Rosa, scrittrice, pittrice e poetessa filippese. Anna, una vita, due vite, tutte le vite. Tre generazioni a confronto, come nasce questo libro? Durante la prima quarantena, quella del 2020, di marzo 2020, Antonio Lombardo mi ha mandato un'email per farmi partecipare a un concorso con un racconto, una poesia da inserirla nella sua antologia che stava progettando. Così è nato un piccolo racconto di alcune pagine intitolato Il vecchio e il ragazzo. Poi, dopo aver messo questo racconto nelle mani alla commissione, intanto che loro lavoravano per inserirlo o meno nell'antologia, ho cominciato a lavorare sui personaggi che andavano crescendo man mano. E è nato il romanzo. Le storie si sono intrecciate, passate e presente, si sono alternate come luce e ombre, e nel giro di 3 mesi ho gettato giù la prima stesura del romanzo. Anna La Rosa è un'artista a tutto tondo e collabora in tantissimi progetti della Filicus Arte. Innanzitutto è una carissima amica e come tutti all'interno dell'associazione siamo legati da un vincolo di amicizia molto forte e poi è un supporto per tante attività che facciamo, essendo lei pittrice, poetessa e scrittrice. Dà un orgoglio, diciamo, alla nostra associazione, soprattutto in queste occasioni quando presenta le sue opere. Insieme abbiamo fatto delle mostre di pittura, abbiamo partecipato ai concorsi di poesia e quindi è un orgoglio, Anna, per noi.